all'inizio di questo Roma-Verona, partita clou della sesta giornata, Eriksson si sta avviando come uno spettatore qualsiasi in tribuna. Ultime notizie, gioca Falcao? Falcao gioca, sì. Com'è andato il provino pre-partita? È una partita difficile perché Verona ha una bella squadra, ha buona forma, ma giochiamo in casa e noi siamo preparati per fare una bella partita. Ma evidentemente Eriksson e i giallorossi non avevano fatto i conti con Claudio Garella. Sarà stata l'aria di Roma, sarà stato il grande palcoscenico dell'Olimpico, sarà stato, perché no, anche un briciolo di fortuna. Garella è stato davvero superbo opponendosi alle numerose contusioni avversarie. Oggi la Roma ha dato l'impressione di aver fatto un grande progresso. In Coppa, a Bucarest, aveva ritrovato il carattere. Contro il Verona, oltre Falcao, ha riacquistato quel pizzico di spregiudicatezza che l'aveva fatto difetto in questo inizio di campionato. E il Verona? Seppur in un look francescano, qualcosa l'ha fatta vedere in contropiede. Questo è Di Brighel. Di Gennaro, un Verona assai guardingo ho visto nel primo tempo. Tutto sommato non è il vero gioco del Verona. La Roma preme, d'accordo, però mi sembra che la capolista dovrebbe far vedere qualcosa di più. Ma cercheremo nel secondo tempo. Comunque devo dire che la Roma, dicevano che era in crisi, ma è una grossa squadra. L'ho vista pressare, giocare veramente bene. Io penso che se facciamo 0-0 è buono. Prima di affidarsi totalmente a Garella, il Verona all'inizio della ripresa costruisce le sue due migliori occasioni da gol. Prima con un tentativo di Fanna e del Pierre Larsen, e poi con una classica manovra di contropiede impostata da Galderisi e conclusa da Di Gennaro. Il Verona di oggi è tutto qua, ma contro una Roma così energica era difficile giocare. Ed ora vi presentiamo il Claudio Garella Show, un repertorio infinito di interventi spettacolari. Il nome da oggi in poi sarà Garellic, perché penso che una giornata così non l'hai mai vissuta, tutto sommato. No, non l'ho mai vissuta, sono contento di averla vissuta a Roma perché ho fatto 2 anni così, insomma, non tanto bene. Un po' della... turbolenti. Un po' di turbolenti, diciamo così, però il merito non è mio, il merito è della società, il merito è della squadra, che i miei compagni si battono dal primo all'ultimo momento. Ti aspettavi una Roma così volitiva, tutto sommato, visto che la davano un po' per finita? Ma come la davano, ce ne passa di acqua sotto i ponti. Io me l'aspettavo proprio così, col rientro di Falcao. So che questa Roma può competere per lo scudetto, è con la Juventus e l'Inter, per me è la squadra più forte e sicuramente oggi l'ha dimostrato. Oggi è venuto fuori uno 0-0, è stata sfortunata, ma se gioca in questa maniera difficilmente ne farà di altri. Come era giusto, chiaro, regolare, il Verona ha concluso il campionato vincendo il titolo. Complimenti alla società, al tecnico Bagnoli, a tutti i giocatori e ai tifosi veronesi che hanno sostenuto una squadra grande protagonista del campionato. Da questa sera uno scudetto vinto, addirittura stravinto quando il Verona si è trovato con 6 punti di vantaggio, può essere cucito sulle maglie. È il primo scudetto per Verona che parteciperà alla prossima stagione alla Coppa dei Campioni. Vediamo i gol della partita. In vantaggio l'Atalanta al 42esimo del primo tempo con Perico, colpo di testa su centro di Donadoni. Un gol che ha provocato un po' di nervosismo sugli spalti con qualche tafferuglio ingiustificabile vista la posizione in classifica delle due squadre. L'intervento delle forze dell'ordine ha riportato rapidamente la calma tra i gruppetti più agitati. Pareggio del Verona al quinto della ripresa, una insistente azione d'attacco è conclusa da Elkier su tocco di Galderisi con un tiro imparabile, 1-1. La festa del Verona... Certamente emozionante per un uomo che ha vissuto tanti anni nello sport. Si attendeva un campionato così positivo da parte del Verona? Certo, fino al titolo no, però abbiamo sempre creduto di essere dei grandi amici, dei grandi compagni e questo è tutto il coronamento, guidati da un allenatore eccezionale.
finisce proprio un po' malincuore la squadra del Verona, però voglio fortissimamente andare a Napoli, perché io volevo giocare col più grande giocatore di tutti i tempi. È vero che c'era il più grande giocatore del mondo, ma gli altri erano fortissimi. Se nel Verona io avevo fatto 100 parate, nel Napoli ne avrò fatte 10. Tu hai vinto uno scudetto con una squadra del nord e uno scudetto con una squadra del sud. Qual è la differenza? Verona fu una grande gioia, ma molto contenuta. Credo che tutti i napoletani hanno fatto pazzia. Persino quelli che non c'erano più, quando misero lo striscione al cimitero. Guaglior, non sapete quello che vi siete persi? Credo che abbia fatto epoca questo. Gli anni della Lazio era nato quel termine, un po' così, sì. Le gare late. Sì, un termine coniato da Viola, mi sembra, ma ci sta, fa parte delle regole del gioco. Quando negli ultimi 10 anni è uscito Garellic, l'ho anche accettato quello e mi faceva molto molto piacere. Garellic è nato a Verona, il primo anno del Verona, lo coniò un giornalista dell'Arena, e l'ho preso da Diabolic, l'ho preso Garellic perché lui dice che mi nascondevo e facevo paura agli avversari e paravo tutto. Com'era la parata alla Garella? Ma qui adesso è una favola quella che paravo solo con i piedi, io paravo un po' con tutto, questo sì. Anche calcio deciso, Magarella intuisce. In un attimo abbiamo pensato a questa sconfitta che poteva costare al 92esimo, la settimana avremmo dovuto reagire, non sarebbe stato facile perché è una partita abbastanza importante, persa al 92esimo sarebbe stata dura. Magarella, eroe della giornata, al microfono di Claudio Coiutti dice che forse la parata più difficile era stata un'altra. L'ho colpita in una maniera che non potevo sapere come la colpivo, però è andata bene, questo c'è anche un pizzico di fortuna, è chiaro, però torno a ripetere, questo estro qua non ce l'hanno tutti, ce l'ho io. Insomma, una dura battaglia, molti falli, comprensibile paura di perdere da una parte e dall'altra, Udinese più abbottonata del solito per l'assenza di De Vitis, la manovra si è aperta solo a tratti. Dai gol evitati a quelli realizzati in vantaggio, l'Udinese al 25esimo del primo tempo, punizione di Catalano, colpo di testa vincente di Paganin, inseritosi al centro dell'area. Pareggio della Cremonese al quinto della ripresa, con un diagonale scoccato da Piccioni dal limite dell'area. Possiamo ritenerci soddisfatti, specialmente per la paura che abbiamo passato.